Ok, allora spiegami meglio questa cosa dei microinverter, perché è una tecnologia non tanto conosciuta Non in tanto Italia. conosciuta, sono d'accordo, è una tecnologia che già c'è, è in fece dal 2006. In Italia c'è stato qualche taglio legato alla CEI 021, che è una normativa tipicamente italiana. Guarda, ti dico questo, io nel 2012 il secondo impianto che ho progettato era un impianto in fase. Perfetto. 2012 è uscita la CEI 021. Sta tagliando le gambe come noi. Beh, diciamo che con i nuovi Q8, i nuovi microinverter, la CEI 021 non è più un problema. Ok. Non abbiamo più limite degli 11 kW. Abbiamo gestito la nuova batteria cercando di farla un po' furba, lasciami dire. Ok. Quindi un impianto da 6 kW in corrente alternata più due batterie di accumulo, restiamo a 11 kW. Quindi non abbiamo bisogno di dispositivi CEI 021 esterni. L'interfaccia ce la fa già Liquirelé, che si occupa di comunicare con i microinverter direttamente attraverso onde convogliate. Quindi il cablaggio AC in corrente alternata 220 che scende dal microinverter arriva all'Liquirelé. L'Liquirelé mi fa da dispositivo di interfaccia CEI 021 e mi permette l'autotest. Ok. E attraverso il gateway io vado a controllarmi tutti i microinverter. Il gateway comunica attraverso wifi piuttosto che cablato con l'installer app, quindi dal mio portale posso vedere tutti i miei impianti quanto stanno performando. Quindi abbiamo su un impianto con 10 pannelli, abbiamo 10 microinverter, quindi 10 inverter che arrivano tutti a questo, giusto? Attraverso un cablaggio, un cavo AC, okay, proprietario di Enphase, già cablato. Okay. Quindi l'installatore non deve stare sul tetto a fare tanti cablaggi. Okay. Riduce al minimo i cablaggi, quindi ottimizza quello che è il tempo di installazione. Va sul tetto e continua a fare clic e clac sui vari connettori. Questo è il microinverter. Quello è microinverter. E questo è il microinverter come viene installato sul tetto. Ok. Diciamo, quindi qua dietro lo vedete di faccia perché vedete così il logo, vero, ma okay, questa è la reale installazione. Il microinverter va, lasciatemi dire, a faccia in giù. Per okay, così dire. Quindi sulla guida dei pannelli. Sulla guida che è sul reggipannelli, assolutamente. Viene montato e integrato attraverso questa piastra sulla guida, con una vite o due, a seconda okay, di quale, di com'è. Sui connettori MC4 c'è un collegamento diretto col pannello. E qua, con un connettore AC di proprietà di Enphase, esco già col 220. Ok. Tutti i microinverter sono collegati in parallelo. Chiaro, quindi io collego il pannello qua e poi tra i microinverter ho quello che normalmente sarebbe quel collegamento tra i pannelli. Quello che viene chiamato stringa di esatto, C, sì, diventa per noi un circuito per cercare di andare a differenziarlo da quello che è la stringa è di C. È un parallelo. È un parallelo fra inverter, non, parallelo non fra è una perché serie io di vado pannelli, a sommare un le correnti. Poi esco già con un 220, vado a sommare le correnti. Il connettore è assolutamente già fatto, quindi hai un cavo, una lunghezza di 2,3 metri fra un connettore e l'altro che è in grado di prendere tutti e due i moduli, anche se abbiamo moduli di grosse dimensioni messe in questa posizione senza problemi, quindi non c'è da fare un cablaggio su. Alla fine quello che devi fare è mettere un tappo, il cosiddetto okay, tappo, per assicurare il pezzo di cavo che tu hai tagliato quando sei arrivato al numero massimo di pannelli che devi installare. Ok. Attenzione solo per fermare il parallelo. Esatto, per fermare il parallelo. Poi hai la possibilità di scendere con dei connettori proprietari per fare la derivazione che scende in casa direttamente okay, con la corrente alternata. Questi connettori sono cablabili sul campo. Sì, quindi non è diciamo un aggravio di complicazione no, di no, c'è una semplicità. Tu non hai più quadri DC, non hai più collegamenti DC. Esatto. Tu scendi già con una corrente AC, quindi semplice. Non ci sono cavi che rimangono in tensione. Allora, perché nel momento in cui il microinverter, anzi il gateway, non sente più la corrente alternata, okay, di conseguenza spegne l'impianto. Quindi la tensione residua è quella che io ho su questi due connettori limitata al singolo modulo. È una tensione abbastanza bassa, siamo al massimo su 70 volt. Sì. Chiaro. E quindi mi dicevi non c'è più la limitazione degli 11.08 perché? No, non c'è più la limitazione degli 11.08 perché con la nuova serie IQ8 abbiamo lavorato su un processore più veloce. Il processore più veloce ci consente di essere in linea con i rapid shutdown, le richieste della CEI 021. Ok. E quindi di interrompere il circuito sufficientemente velocemente da essere in linea appunto con la CEI 021. Mentre sull'IQ7, la precedente versione, c'era questo limite di 11 kW, adesso non c'è più. Sopra gli 11 kW
avrò bisogno di un dispositivo di protezione esterno, okay. Però posso fare impianti da 10, 20, 30, 50 kW senza problemi. In più, il cavo AC che collega i microinverter può essere sia monofase che trifase. Quindi faccio direttamente un impianto trifase attraverso il cavo. Però sicuramente questo anche a livello di ingombro generale dell'impianto. L'ingombro generale in casa è zero. Esatto. E rispetto a, c'è un relè che va in un quadro AC e c'è il gateway che va in un quadro AC, diciamo. Certo. In casa tu hai un ingombro di qualche centimetro, sì, sì, tutto il resto è sotto il tetto. Mi fai vedere un attimo di nuovo l'interfaccia là? Il dubbio che avevo io era sul discorso dell'interfaccia. Un inverter normale ha il suo SP interno. Enphase ha tanti inverter, sì, e è un dispositivo centrale. Certo, perché fare l'autotest su ogni singolo microinverter? Vorrebbe dire replicare tante volte lo stesso test. Abbiamo concentrato il test nel relè. Il relè comunica con il gateway in onde convogliate e comunica con ogni microinverter in onde convogliate. Quindi è lui che controlla tutto. Facendo l'autotest da qua io automaticamente verifico. Ma ecco, questo quello che non ho capito io è il relè il dispositivo di interfaccia o il dispositivo di interfaccia è su ogni relè dispositivo, quindi interfaccia. Riportato a una logica di inverter di stringa, è come se io avessi un inverter con 10 MPVT e un dispositivo di interfaccia interno, quindi è un inverter distribuito, diciamo. Sì, sono tanti piccoli inverter distribuiti, sì, diciamo di sì. Quindi è un suo dispositivo, perché comunque quello che ti interessa è essere conforme e avere le misurazioni con la rete. Sì, diciamo, esatto. Essere in linea. Quando le tue performance o le performance di rete sono diverse da quello che vuole il distributore, tu devi tagliare e disconnettere. Però non è un'interfaccia esterna, quella che è un SP esterna, perché... No. Fa parte del sistema. Sì, okay. Però fino agli 11 kW tu non hai bisogno di un'interfaccia esterna. Sì, sì, no, era giusto per capire, perché non è obbligatorio l'interfaccia esterna, però a vederla così sembra un'interfaccia esterna. Esatto. Quindi uno dice ogni 5 anni la devo ritarare. No, no. Devi fare fino l'autotest. 11 kW devo fare l'autotest, okay. Non devo ritararla. Quindi quella è l'SP, cioè la distinzione, il sistema di protezione interfaccia, che è sicuramente quello. Ma il dispositivo di interfaccia, cioè quello che effettua la disconnessione dell'impianto. È questo. È quello. Assolutamente sì. Okay. L'autotest serve per testare appunto che l'impianto si possa disconnettere in particolari condizioni. Quindi è lui che fa la disconnessione. È un relè, quindi stacca e riconnette il circuito quando rientra a livello software nelle richieste di quello che è la CEI 021. Quindi quello in un inverter tradizionale lo trovo dentro all'inverter, qua lo trovo in un quadro. Ok, perfetto. Facciamo un passo indietro. Il microinverter si differenzia dall'ottimizzatore. Perfetto, microinverter si differenzia dall'ottimizzatore perché l'ottimizzatore ottimizza. Ok. Quindi cerca di bilanciare la stringa fotovoltaica in DC. Quindi cerca di ottenere il meglio da una serie di moduli. Esatto. Il microinverter ottiene il meglio da ogni singolo modulo. Quindi se un modulo mi performa 100, il microinverter porta via 100. Se un modulo mi performa 90, il microinverter porta via 90. Okay. Ma non è un bilancio fra 100 e 90, quindi 95, è 100 più 90. Chiaro, mentre l'ottimizzatore va via in corrente continua e arriva comunque in corrente continua a quello che è l'inverter vero e proprio, con il microinverter l'inverter è sul pannello. Assolutamente sì, l'inverter è sul pannello, quindi ho una corrente alternata. La corrente alternata è più gestibile, si conosce molto di più della continua, quindi è più facile da gestire, è più nell'uso quotidiano. In più l'arco in corrente continua, soprattutto sui impianti che possono arrivare a 1000-1500 volt DC, è estremamente pericoloso. Okay. Il microinverter limita la tensione DC al singolo modulo, quindi parliamo di 60-70 volt. La pericolosità dell'arco su 60-70 volt è molto più bassa rispetto a quello che può essere 1000-1500 volt a cui si può arrivare, e quindi il sistema Enphase è più sicuro. Questa è la nostra Enphase app. Praticamente questa applicazione serve all'installatore per poter configurare l'impianto direttamente in cantiere,
al cliente finale per verificare l'impianto, sì, e l'applicazione ci permette di vedere ogni singolo modulo come sta performando. Okay. Sta performando in termini di watt, in termini di corrente, in termini di tensione. Quindi io posso andare a analizzare, oltre a quello che sono i miei consumi, la status, la ricarica della batteria, quanto sto utilizzando, mi fa vedere anche ogni singolo modulo come sta performando. Quindi ho la possibilità di vedere e di riconoscere se un singolo modulo sta sottoperformando o sopraperformando. Ecco, guarda, esatto. Qua vedo il tempo quasi reale, diciamo, ogni singolo modulo. Chiaro, la batteria abbiamo già detto. A me piace molto questa tecnologia perché la trovo molto furba, anche a livello di È sicuramente intelligente per quello che è il 220, per quello che è il non girare in corrente continua all'interno della casa. Sì, si esatto, deve conoscere, poi si deve un po' più, deve entrare un po' di più in quello che è la comfort zone. Diciamo, sì, esatto, la mentalità, ecco, perché tanti se lo dimenticano, ma la stringa del fotovoltaico quando scende dal tetto, arriva al quadro o in DC, deve essere in una tubazione dedicata. Esatto, sì. Con questo non c'è questo problema. Difesa infatti sta molto cercando di collaborare con quelli che sono vigili del fuoco, esigenze di prevenzione incendio, sicurezza all'interno dello stabile, e con il 220 si è molto più sicuri. È molto più facile gestire sicurezza, diciamo. Certo. Anche perché una volta che tu stacchi, la tensione ce l'hai solo nel momento dietro in cui... pannello. Assolutamente sì. Nel momento in cui manca il 220, l'impianto si spegne. La tua tensione residua sono i 60-70 volt che hai tra pannello e microinverter. Certo. Quindi tu non hai una somma di tensione, ma hai una singola tensione, molto più semplice e molto meno pericolosa. Perfetto, grazie mille per l'approfondimento. Ci mancherebbe. E poi il capitano dei vigili del fuoco lo saluteremo un'altra volta. Comunque quello lì dietro è fantastico, è il Capitan Beard, è un ex vigile del fuoco americano che una volta andato in pensione per anzianità di servizio si occupa adesso di formare sia sul territorio americano che nel mondo i vigili del fuoco su quello che sono le problematiche e le differenze tra una corrente DC e una corrente AC, diciamo, e quello che è veramente la pericolosità di impianti in alta tensione, discussione che non sempre in continuo oltretutto. Esatto, è tutta un'altra cosa. Grazie mille, grazie a te per il tuo tempo.